Nuovo appuntamento con gli approfondimenti e le interviste in primo piano format sotto i riflettori, come sempre, attualità, cultura e spettacolo. Siamo alla 34esima puntata, nostro gradito ospite, il medico scrittore Michele Libutti. Grazie per essere qui. Allora, parliamo subito dell'ultimo libro, un libro di narrativa che sta già riscuotendo un ottimo successo, racconti non infetti al tempo del coronavirus, di scottante attualità per la casa editrice Phototravel di Giovanni Marino, che ringrazio. Quindi, dottore, 22 storie, questo dualismo tra cittadino e medico. Era una domanda che mi aspettavo praticamente, infatti nella prefazione, nella postfazione che manca, ma che c'è nell'ultima pagina che ho fatto io stesso, si parla appunto di questo dualismo, di questa doppia, come dire, veste mia, di medico e di cittadino. Naturalmente, lo dico subito, io preferisco, cioè mi vanno meglio i panni di cittadino che quelli di medico, perché mi sento più coinvolto emotivamente in questa storia dei divieti, in questa storia dei timori che ci sono. In fondo, sotto il medico c'è sempre il camion, c'è sempre, sotto il camion c'è sempre un uomo, e quindi è chiaro che mi preme più questo aspetto di medico. Infatti manifesto più apertamente, si capisce da quello che è scritto, la mia vicinanza ai cittadini, invece che osservare così meticolosamente, scrupolosamente tutti i canoni, tutto quello che ho studiato, quello che ho fatto in 40 anni di attività. Preferisco essere più vicino ai cittadini, ecco. In queste 22 storie, pura fantasia o fatti realmente accaduti? Diciamo che i fatti sostanzialmente sono tutti accaduti, sono tutti veri. Ce n'è qualcuno che è stato, diciamo, inventato, ma sono pochissimi, sono un paio. La maggior parte sono accaduti, e magari sopra il fatto reale poi si è inserita la fantasia, si è inserita qualche considerazione. Non so se ne posso citare uno, per esempio quello dell'aperitivo, non so se lo ricordate, se l'avete letto, l'aperitivo, che è anche quello più toccante, contrariamente a quello che potrebbe essere lo scopo del libro, c'è un po' di ironia, un po' di stemperare il clima di terrore che si è instaurato. Questo aperitivo in cui si racconta la storia di una donna che, insomma, si lascia intuire che ha l'Alzheimer, quindi non conosce neanche più il figlio che è andato a trovarla, e dice: sentite, ma in fondo qua io vedo la televisione ogni giorno che parlano di aperitivi, voglio sapere pure in aperitivo, qua hanno ragione questi che protestano per l'aperitivo. Ma no, risponde il figlio, guarda che io non so come faccio a spiegarti, ti può fare male. Non ho mai sentito che un aperitivo facesse male, io voglio l'aperitivo e basta. Poi il figlio continua il discorso, riesce a dissuaderlo e finisce in questo modo la storia, che la madre quasi quasi, in base a questa solidarietà col figlio, riesce quasi a riconoscerlo e dice: ma tu, basta a vedere che sei veramente mio figlio. Allora, e finisce così. L'idea di questo libro, il motivo conduttore e la principale fonte di ispirazione? Beh, il motivo conduttore credo che sia per tutti lo stesso, cioè è il Covid praticamente, che fa paura un po' a tutti, fa paura ai cittadini e fa paura anche ai medici, che devono all'occasione intervenire, come mi è capitato per fortuna pochissime volte. Poi, per quello che riguarda il filo conduttore, la seconda... La fonte di ispirazione principale. La fonte di ispirazione è questa. Io, nonostante sia abbondantemente in pensione da 3 anni, continuo a fare il medico, non come prima, ma... E quindi i miei contatti con i pazienti sono pressoché giornalieri, se non diretti, anche telefonici. E quindi condivido spesso le ansie di queste persone, per cui mi restano impressi alcuni fatti più di altri, che mi viene poi più facile descrivere. Che poi questo è successo un po' in tutti i libri che io ho scritto, perché io credo che poche persone, pochi individui come i medici abbiano questa grandissima opportunità
di sentire tante storie umane e quindi di raccontarle poi in un modo più o meno ironico, come faccio io, o anche in un modo serioso, ecco. Veniamo all'argomento degli ultimi mesi, purtroppo l'argomento di grande attualità. Dall'alto della sua esperienza c'era da aspettarsi qualcosa del genere come questa terribile pandemia? Non vorrei essere troppo dalla parte dei cittadini, ecco. Tanto per tornare alla prima domanda. Diciamo che tutto era largamente prevedibile. Voi sapete, questo certamente lo sapete, io ho un astio, chiamiamolo così, verso la politica e tutto quello che sa di politica. Io penso che quando in tutte le situazioni mettono le mani i politici e quindi in tutto, le cose vanno sempre male. Però devo dire che, non faccio ovviamente nomi, c'è stata una superficialità anche da parte di molti medici, che io ho sempre stimato e continuo a stimare nonostante tutto, si è sottovalutato questa epidemia e questa pandemia, anzi, e quindi soprattutto quest'estate scorsa, ma ancora adesso, anche le misure che sono state prese a Natale, ma non entriamo nel merito, altrimenti poi andiamo a finire in un altro campo, diciamo che si poteva fare molto di più, come pure, consentitemi di dire, approfittando proprio di questa intervista, che io non condivido per niente, questo potrebbe sembrare in contrasto con quanto ho detto poco fa, questa storia delle zone e della zona rossa, per esempio. Noi adesso in Basilicata praticamente ci troviamo in zona rossa, ma non sappiamo perché, io non so perché siamo in zona rossa. E quindi non è una rivendicazione qualsiasi, è che solo diciamo che la sanità e la politica spesso, poi se si mettono pure insieme, diciamo, ne esce, ecco, come dico nella prefazione qui di questo libro, ne esce proprio una bella frittata. E purtroppo per fare la frittata bisogna rompere le uova, e io, quello che ho fatto io adesso. Apriamo ancora una parentesi, parliamo proprio di questo, i provvedimenti per le restrizioni per l'emergenza sanitaria, doverosi fino a che punto, oppure c'erano delle alternative? Guarda, qui dobbiamo essere anche onesti, che è chiaro che col senno di poi è più facile fare tutto. Anche in medicina c'è un vecchio detto che dice che il medico più bravo è quello che arriva dopo, perché si può servire delle diagnosi magari anche sbagliate dei colleghi precedenti. Qui, secondo me, sono stati fatti degli errori, già ho accennato prima. Il primo errore è stato fatto da grossi nomi, poi, diciamo, che hanno sottovalutato ampiamente questa epidemia. Alcune volte addirittura si è arrivato a dire che un medico, un grande medico specialista, diceva che si meravigliava perché i reparti di terapia intensiva erano vuoti. Insomma, secondo me questa è un'affermazione molto, ma molto grave, perché questo ha fatto allentare un po' i freni, la gente così si è data un po', come dire, alla pazza gioia, però diciamo che era necessario chiudere un poco di più. Poi di provvedimenti noi potremmo dirne tanti altri, come pure per esempio anche io quello che rimprovero anche alle forze locali di polizia, è quando si vedono degli assembramenti tipo quello, perché diciamo che la cosa principale è questa, sono gli assembramenti che bisogna evitare. Quando si vedono in piazza, nella villa comunale, si vedono 70, 80, 100 persone insieme, perché questi erano i numeri di quelli dei giorni scorsi, insieme, e per giunti in piena epidemia, bisogna intervenire in questa, piuttosto anche seriamente, piuttosto drasticamente, ecco. Questione vaccini, un tema molto dibattuto. Ma anche qui io ironicamente così mi esprimo, naturalmente polemizzando con le autorità, infatti dico che ci sono i vaccini buoni e i vaccini cattivi, dico magari c'è chi riuscirà a avere quello buono e chi non avrà quello buono dovrà accontentarsi di quello cattivo. Naturalmente c'è tutta una serie di allusioni, infatti a un certo punto parlo di una regione che non so se esiste ancora sulla carta geografica, credo di no, sulla Papuasia, dico faremo i vaccini della Papuasia oppure faremo dei vaccini prodotti dai discendenti degli Ostrogoti, cioè, per dire non sappiamo che vaccini faremo in realtà.
Anche perché voi, tra l'altro, voi avete aperto un discorso che a me è molto caro e nello stesso tempo molto polemico, perché io in generale non ho mai avuto fiducia dei vaccini, in generale. E avrei tante cose da dire, ma non lo dico perché non sono neanche tenuto a questo, ma a dire qualcosa sul modo in cui sono stati preparati questi, sono messi sul mercato questi vaccini, e soprattutto mi dispiace che tante cose non si dicano, per cui la gente, io per esempio ricevo ogni giorno 10, 20, 30 telefonate, non solo di miei ex pazienti ma anche di altre persone, che vogliono sapere appunto ma che cosa sono, che vaccino devo fare io, ma sono uguali i vaccini, ma è necessario fare due dosi, quindi hanno effetti collaterali, e questi effetti collaterali si vedono subito o si vedono dopo un certo tempo, cioè, allora diciamo che molto benevolmente, ecco, c'è qualcosa che non va. Ecco. In questa fase psicosi, depressione, scoramento, ansia, paura, come fronteggiare questi stati d'animo? Diciamo che questo è molto difficile sia dal punto di vista prettamente medico sia dal punto di vista umano, perché mai come in queste situazioni noi ci troviamo di fronte a una grandissima sofferenza che non è il mal di testa. Dice vabbè, allora noi facciamo una terapia sintomatica, che hai mal di testa, prenditi una Dagbirin e risolviamo. Qui è un discorso che è molto più profondo, perché a parte il fatto della durata che sta avendo questa pandemia, che tutti non ci aspettavamo, medici compresi, però devo dire che in questa situazione naturalmente prevale la prima parte, cioè quella che io volevo rifiutare, ma non posso rifiutare, quella di fare un medico, cioè allora devi essere pronto a aiutare gli altri. Questa cosa non sempre può riuscire, perché questa è un'opera poi soprattutto di psicologica, è un'opera di coinvolgimento mentale, in cui tu devi essere così convincente, devi guardare negli occhi il paziente, devi dire cose, devi pure tu non dire la verità, non ti preoccupare, non è niente, invece non è così. Ecco. Un monito per il futuro, anche in tema sistema sanitario. Guardi, il sistema sanitario per me è stato sempre, diciamo così, oggi siamo buoni, stamattina siamo buoni, è stato debole, sempre molto debole e non adeguato a fronteggiare le situazioni, la situazione in particolare questa di una gravità inaudita. E quello che mi meraviglia è che nonostante il tempo continui a passare inesorabile, non si trovano i correttivi che sono, diciamo tutto sommato, abbastanza chiari, cioè qui non si, praticamente noi, mi permetto di dirlo, siamo stati presi in giro perché ci hanno fatto credere che ci fossero dei vaccini disponibili, in realtà vaccini non ce ne sono, poi hanno detto che non c'erano i medici vaccinatori e non è vero neanche questo, perché ci sono anche i medici vaccinatori. Allora perché creare questo stato di, che poi questo tutto, si finisce tutto questo, finisce per creare un maggiore stato di confusione e di sfiducia nelle istituzioni e in quello che rappresentano. Quindi, diciamo, di correttivi ce ne sarebbero tanti, infatti io scherzando dico, ma non vorrei che qualcuno mi prendesse sul serio, io vorrei fare per una settimana il ministro della sanità, per tentare qualcosa, ma insomma. Cosa ci deve insegnare la vicenda coronavirus? Ci deve insegnare che ma anche di questo si è molto dibattuto, ci deve insegnare che insomma, la vita in generale è piena di imprevisti. La vita, coglio un termine nuovo oggi, la vita sanitaria, chiamiamola così, è anch'essa ricca di imprevisti. Per cui non è la prima volta che noi ci troviamo di fronte, senza parlare delle grandi epidemie del passato, di cui noi non siamo stati neanche testimoni, per fortuna, però anche tempo fa, non so se qualcuno ricorda, venne la SARS, che poi è lo stesso virus, venne la cosiddetta influenza A, un'influenza per la quale si preparò un vaccino che io non accettavo, tant'è che mentre solitamente da circa 40 anni
Io ho vaccinato le persone, ogni anno vaccinavo sulle 400 persone. Quando è uscito questo vaccino per l'influenza A, è stato l'unico anno in cui io non ho, mi sono rifiutato di vaccinare perché non ci vedevo chiaro. Perché? Dico anche perché c'era la voce che questo vaccino, col passare avanti, con l'andare avanti degli anni, potesse provocare anche dopo 10 anni, sentite tremate, è una cosa gravissima, potesse provocare malattie come la sclerosi multipla. Tant'è che, faccio una battuta per essere più simpatici anche, diciamo, tant'è che un paziente che venne da me, che aveva circa 80 anni, disse: dottore, beh, che fai? Quest'anno non vai un vaccino? Dico: no, non lo faccio per questi motivi. Perché? Dico, fra 10 anni, e io tengo 80 anni, ho detto pure che fra 10 anni chissà se sono vivo ancora. E l'ho fatto il vaccino su sua richiesta. Veniamo alle conseguenze, dottore. Inevitabilmente, inutile nasconderlo, la nostra vita d'ora in poi non sarà più la stessa. Direi di sì, perché staremo tutti quanti sempre, anzi è augurabile che lo facciamo pure, staremo tutti sul chi va là, diventeremo tutti più, come dire, dubbiosi sugli altri, diventeremo in altro termine quello che io sono sempre stato da quando sono nato, diventeremo un po' più pessimisti, per cui questo ci farà essere un po' più diffidenti, però ripeto, come ho detto poco fa, la diffidenza può anche aiutarci, può anche aiutarci a farci stare un poco più attenti, perché molte volte, diciamo, questa malattia, senza farsi per questo adesso specialisti in queste cose, si manifesta anche per superficialità, per cattiva volontà, ecco, perché non si hanno tutte le conoscenze idonee a far mettere un freno alla malattia. Torniamo all'attività editoriale. Circa 20 libri realizzati di narrativa tra romanzi e racconti. Un primo bilancio. Ma devo dire che l'attività di scrittore è quella che ormai i miei ex pazienti non possono farmi più niente perché me ne sono andato, quindi non possono dire più niente. Però diciamo che la vera, unica cosa che mi ha interessato nella vita è stata quella di leggere, di scrivere, e quindi poi mi sono imbattuto, sono stato fortunato perché, essendomi imbattuto in tante persone, in tanti casi umani, in tante situazioni proprio inverosimili, che io poi racconto in un modo particolare in due miei libri. Nel primo libro che ho scritto, che si chiamava Pillole, storie in agrodolce di pazienti e di pazienze, e in un altro libro che si chiamava Fiale, che era la continuazione. Mi sia consentita una battuta, che non è solo una battuta. A un certo punto avevo deciso di scrivere anche un terzo libro, che si sarebbe dovuto chiamare Supposte. Però, siccome le supposte non sono mai state gradite, per quello che la mia attività, ho visto che quando scrivevo le supposte non erano tanto... Allora, lasciamo stare. Intendendo naturalmente narrare gli episodi un poco più pesanti, proprio come erano ritenute le supposte. Approfondiamone qualcuno. A proposito di Fiale, croce e delizia di un medico di famiglia del XXI secolo d.C. Emozioni, episodi divertenti, personaggi bizzarri. Guardi, c'è l'imbarazzo della scelta. Anche se direi che da questo punto di vista, mi rendo conto, forse non l'avrai letto, il primo libro, Pillole, che era più ricco, era più fantasioso, questo è anche buono, però in questo libro, secondo me, mi autoincenso, diciamo, c'è un poco di l'esperienza del medico che non c'era allora, c'è, come dire, il fatto di riconoscere, ecco, perché praticamente quello che io ho scritto sono un certo numero di episodi, ma non li ho contati, mettiamo che siano, non so, 70, 80, ma in realtà dovrebbero essere 700, 800, 1000. Allora quindi ho dovuto selezionare, quindi con l'occhio clinico proprio, stavolta del medico, ho dovuto selezionare i casi più importanti, cioè per me più importanti, più interessanti, e anche quelli più spassosi, perché poi questi libri qui, come Fiale, Pillole soprattutto, non uso immaginare le supposte, erano libri che servivano un po' sulla scia di quest'ultimo qui, servivano anche a rasserenare un buco e, come dire, a rendere il rapporto medico-paziente un buco più fluido. Non a caso i miei pazienti spesso mi hanno detto che mi hanno conosciuto meglio
solo dopo che io ho cominciato a scrivere, perché prima, conservando quel atteggiamento serioso, impenetrabile, severo alcune volte, alcuni mi vedevano come una persona severa, poi da quando finalmente abbiamo capito come si è la verità. Altro esempio, il libro Don Antonio e altre storie, denso di humor e levità novellistica dal sapore boccaccesco. A chi è ispirato? Ma è ispirato naturalmente a... Allora, quello è il primo dei miei libri, che ho scritto tre libri autobiografici. Il primo libro autobiografico è il secondo che ho scritto, Don Antonio e altre storie. Parla di personaggi che io ho visto, frequentato, parlo di storie che io... Però allora, ecco, siamo sempre... ho ricordato degli episodi dell'infanzia in una chiave ironica, ma non ancora, come dire, specialistica quasi. L'ho affrontato così, descrivendo, e mi permetto di segnalare il primo racconto, proprio Don Antonio, che si riferisce a una persona che, non so, a giudicare dall'età, credo che voi non abbiate conosciuto, Don Antonio Russillo, per la cronaca chiamato Cavalish, che era un barista, dove mio padre andava a trattenersi, così, era una persona ricca di umanità, era il padre della signora D'Angelo, della professoressa di latino e greco di Rio Negro. Era una persona ricca di umanità, che però era burbero, era un burbero benefico, era uno che si incazzava e che io ogni volta lo vedevo e mi divertivo da bambino a farlo incazzare, lo facevo apposta. Cioè, lui voleva essere salutato, voleva che io entrando mi inchinassi, io non lo facevo, mi giravo, Don Antonio, e me ne andavo. E lui diceva, ma come, diceva sempre questo intercalare, ecco, Gesù, Gesù, ma che cos'è? Ma no, che ci perdi tu a salutare? Ma io, finché poi la storia, questa storia mi ha fruttato anche un premio, una segnalazione speciale, un paese qui vicino Bari, dove naturalmente non sono andato, a Bitetto, comune di Bitetto, in cui appunto parlavo dell'umanità di questa persona, e in cui mi si è permessa un'altra cosa, in cui, ecco, io ho tanti amici ovviamente, tanti anche amici medici, tra questi ce n'è uno in particolare, diciamo una dottoressa, ma con la quale non ho nient'altro da fare, e questa qui è una tipa molto, molto, come dire, adesso capirete che cosa voglio, molto sulle sue, molto poco propensa a capire gli altri, dal mio punto di vista. Tant'è che io la chiamavo nel gergo nostro, amichevole, amicale, Turandot la chiamavo, perché io sono un amante anche di musica lirica, e c'era questa principessa Turandot, voi sapete la storia, immagino che principessa di Gelo la chiama, il Calaf, il suo corteggiatore, eccetera, eccetera. E mi ricordo una cosa che mi lasciò sorpreso e che mi commosse e mi commuove tuttora, perché questa donna prese questo libro in mano, Don Antonio, e lo cominciò a sfogliare, alla fine piangeva. Scusate, perché riesco a controllarmi a malapena, e niente, da allora la rivalutai e capii che il Don Antonio aveva fatto strada, e era un, anche perché devo aggiungere che Don Antonio era un libro in cui si parlava anche di mio padre, perché mio padre era amico per la pelle con Don Antonio, stavano sempre insieme, anche se mio padre era molto più giovane di lui, e quindi niente, è stato un bel libro. Mi piace citare tra gli altri capitoli non meno commoventi quello del mio maestro, il mio maestro della scuola elementare, che credo anche voi non conosciate, si chiamava Nicola Buccino, e questo qui era una persona, come dire, straordinaria, e anche questo mi ha fatto scrivere. Oppure, ci sono tante altre storie, Monsignore, permettetemi un minuto di dire una storia, la storia di Monsignore. Di fronte a casa mia abitava un Monsignore, che è stato protagonista di una storia divertente, vera, divertente, perché praticamente lui faceva una predica una volta, una domenica, e diceva, usava questo intercalare: carissimi, siamo tutti fratelli, siamo tutti fratelli, io sono tuo fratello, tu sei mio fratello, perciò dobbiamo amarci, dobbiamo aiutarci. Ma non è una barzelletta questa,
tra i tanti in ascolto c'era un mendicante che si trovava a passare di là, e insomma mi ha voluto un po' fare il furbo. Dice: caspita, io tenevo un fratello monsignore, no, sapevo. Oh, e quindi si è presentata a casa sua, ripeto, non è una battuta, si è presentata a casa sua, e dove venne la perpetua, aprì la porta e dice: buongiorno, ma voi chi siete? Io sono il fratello di monsignore. Dice: ma guarda, che io sappia, monsignore, fratelli non ne ha. Fatemi aspettare qui, che per farla breve. Dopo un poco arriva monsignore, e questo chi è? Dice: con voi è vostro fratello, risponde quella poveretta. Ma no, io non ho fratello. Ah, ho capito, dice monsignore. Tu eri in chiesa stamattina, è vero, e hai sentito quello che ho detto su che siamo tutti fratelli. Ma io volevo dire, siamo tutti fratelli, ma in Cristo, non qua, arrivederci, ho messo alla porta. Oh, e quindi, una bella storiella, ma anche le altre sono su questa falsa riga. Qualche accenno anche sulle storie grottesche e paradossali con una vena moralista nel Vecchio di Lago Pesole. Il Vecchio di Lago Pesole fu il primo che io considero un piccolo capolavoro, perché vi basti sapere che ancora l'altro ieri mi chiedevano delle copie di questo libro qui. Oh, questo libro è stato scritto più di 15 anni fa. Sono state vendute 1500 copie, che per qui, per la zona, è un successo mondiale, diciamo. Oh. E anche questo vecchio saggio che abita a Lago Pesole e al quale si rivolgono le persone per i problemi più vari. Ma anche qui bisogna stare attenti a non fare una lettura superficiale, perché si può pensare che si tratti di banalità, invece non solo banalità. C'è invece questo vecchio, anche questo burbero, che rimprovera, che sbatte le porte in faccia, che sembra quasi cacciar via le persone, è in realtà una persona che è veramente un saggio e che lavora in un modo proprio come uno psicoterapeuta, da far aiutare le persone con le proprie forze. Infatti dice più di qualche volta la frase: senti, tu devi leggere dentro di te, sei venuto da me, va bene, ti ringrazio, ma la risposta non la puoi trovare da me, la risposta la devi trovare dentro di te. E questa è la falsa riga, questo è il fil rouge, ecco, che lega tutte le storie del Vecchio di Lago Pesole. Ancora un esempio, questa relazione edipica irrisolta tra vita e morte, maschi e femmine, quei gigli di Sant'Antonio. Anche questo libro qui, devo dire, io ritengo che questo, dal punto di vista del peso proprio culturale, sia il migliore di quelli che ho scritto. Perché comprende perché si parla di letteratura latina, di letteratura greca, si parla di letteratura di tutto il mondo, e si parla, naturalmente, altro argomento prediletto da me, di botte, da Orbi alla politica e a tutti quelli che si sono buttati appunto in queste situazioni, però per fare i propri interessi a discapito della povera gente, come non so se voi l'avete letto, ma come il signore che si rivolge al protagonista e dice: guardi, tengo 5-6 figli, come devo fare? Aiutami tu. E questo si mette a disposizione, ma non è un politico di razza, diciamo, è uno che si trova coinvolto. E poi I Gigli è un libro, come dire, inesprimibile, diciamo, da dei sentimenti, considerati sentimenti, sì, perché il libro trova tutto sulla storia epistolare tra una madre che abita a Milano, un'ex professoressa, tanto per cambiare, di latino e greco, e il figlio che abita a Roma, cinquantenne, la madre novantenne, il figlio cinquantenne, e che non riesce a trovare una donna. E quindi ogni volta che, ecco il rapporto edipico, ogni volta che cerca di trovare qualcuna e glielo comunica subito alla madre, la madre dice: no, che fa, non è buona questa qua. Lui invece alla fine riesce finalmente a trovare una persona che può andare per lui, però purtroppo quando deve partorire è investita sulle strisce pedonali e muore, e quindi dice: l'unico conforto, l'unica donna che diventerà della sua vita sarà la figlia. La madre si chiamava Gloria, la figlia invece si chiama Maria Gloria, Maria come la moglie che è morta e Gloria come la piccola Maria Gloria sarà, aiuterà a risolvere i problemi della vita.
Tant'è che il professore universitario di Bari, che mi fece una postfazione, il professore sembra si chiamasse Vingi, concluse il tutto dicendo: questa non è una storia finita, ci auguriamo che appunto il dottor Libutti nel prosieguo del tempo riesca a continuare questa storia per vedere appunto come va veramente a finire in quest'uomo. Bene, ci avviamo verso la conclusione di questa intervista. Per meglio conoscere Michele Libutti, e complimenti per questa intensa attività editoriale parallela, uso io questo termine naturalmente, oltre ai libri a cui abbiamo dato anche un minimo di riferimento, spicca oltre alla narrativa, i romanzi e i racconti, anche qualcosa che riguarda le poesie, c'è una raccolta di poesie, e un testo teatrale in vernacolo. Ah, sì, anche questo sì, mi fa piacere che mi abbiate fatto questa domanda, perché le poesie è un testo atipico, lo dico io stesso, perché praticamente sarebbe prosa in poesia. Cioè, voglio spiegare, non è la poesia, con tutto il rispetto naturalmente dovuto a Lorenzo il Magnifico, quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, no, non è in rima, non è come se fossero delle storie in prosa, però messe secondo un certo criterio, e quindi e non solo, ma la vanità è di tutti, oltre che delle donne, anche degli uomini. Devo dire che con una poesia di queste qua ho vinto un premio, per cui ero stato proposto, vabbè, così si dice, si dicono certe cose, io non ci ho creduto per primo, però fui proposto come uno dei tre poeti emergenti dell'Italia, addirittura. Poi ho capito che questa manovra in realtà era fatta per togliermi dei soldi, paga tanti euro che noi ti mettiamo, perché la raccolta si chiama L'alba e il tramonto, e diciamo, se purtroppo non ne ho più di questi libri, ma se riuscite a procurarvelo qualcuno, è la poesia più bella, il componimento più bello che appunto ha sollecitato anche su base proprio filosofica, perché ha sollecitato uno dei miei fratelli, che è filosofo appunto e che scrive pure ma altri libri, a approntare un articolo che è uscito su un giornale locale, che si chiamava L'ultimo Parmenideo. Voi sapete che era Parmenide, era un antico filosofo della Magna Grecia, e mio fratello appunto mi ha voluto elevare addirittura a Parmenide, perché questa poesia, L'alba e il tramonto, è una poesia che si esprime anche in termini proprio filosofici, quindi mi piacerebbe che tutti la leggessero. Ecco. Un accenno anche a questo testo teatrale in vernacolo? Il testo teatrale è stato, diciamo, è stato dovuto alla conoscenza occasionale con il poeta rionerese, che scrive sempre in vernacolo ovviamente, Ernesto, che una volta così parlando mi ha detto, io avevo scritto per scherzare le prime 3-4 pagine, lui l'ha vista, ha detto no, ma questa la dobbiamo fare, e quindi l'ho fatta solo per rionere naturalmente, già dal titolo, che poi il titolo preciso è Vittocrate, che significherebbe che è un nome, diciamo, composto da Vittorio, che era il nome di questo signore, e Socrate, perché lui vuole imitare Socrate, quindi Vittocrate. E Vittocrate che viene, si trova a Rio Nero, e viene, siccome la gente riconosce la sua saggezza, perché dice questo è Socrate, e lo chiamano in alcune situazioni particolari, in situazioni che non hanno bisogno di un semplice giudice, di un semplice amico, di un semplice che dica vabbè, ma la vedo io, no, quello deve dire, deve spiegare per filo e per sé, naturalmente, tutto in chiave ironica. Infatti sono contento di aver dato alla collettività rionerese questa possibilità di sorridere, perché è stato sono state quasi 2 ore di risate di tutti i tipi, diciamo, di tutte le persone. Tra i vari riconoscimenti ottenuti ne citiamo uno in particolare, un paio d'anni fa il secondo posto al premio letterario internazionale Città di Arona, sì, Omodei Zorini, con il racconto, sì, La badante d'estate. Sì. Quello era un concorso riservato ai medici scrittori, perché io faccio parte appunto di questo AMSI, si chiama Associazione dei Medici Scrittori, che ha anche la sua, poi ci sono i medici scrittori nel mondo. Questo concorso riguardava proprio i medici scrittori nel mondo, infatti con me
furono premiati, anche se come al solito non andai, furono premiati uno scrittore afghano e uno scrittore francese. E questo libro è composto da, con precisione non so, da una serie di racconti. Il primo racconto è quello che ha dato il titolo a tutta la raccolta, che è La Badante d'estate, che ha in verità avuto anche altri piccoli riconoscimenti, così, in cui una storia molto toccante, in cui si parla appunto di una donna che viene dalla Russia in Italia, dopo che il marito se n'è andato all'altro mondo, viene qui perché deve pure sbarcare il lunario e quindi viene a fare la badante. Non trova di meglio, però succede l'imprevisto che sembra in agguato, e cioè che si innamora della persona alla quale fa, che ha qualche anno più del marito che è deceduto, sì, però questo amore resta sempre sospeso così, non si svela, si svela all'ultimo momento quando i due stanno quasi conversando, si dice verso la fine, però purtroppo è tardi perché lui improvvisamente ha un infarto e muore, e quindi c'è sempre un medico presente anche in queste situazioni, e quindi lei, bellissima alla fine, che dopo che vede che lui che è morto ormai, si siede accanto a lui e aspetta tutta la notte lì. Per chi non immaginasse perché, perché lo dice lei stessa, dice: io sto aspettando qui perché mi hanno detto, ho sentito da qualche parte, e in effetti si riferisce niente poco di meno che a Ovidio, nella storia di Filemone e Bauci, se l'avete sentito, in cui i due vecchietti, marito e moglie, muoiono insieme, le persone che si vogliono bene, muoiono insieme, io a questo volevo bene e quindi devo morire pure io insieme, sto aspettando di morire. Però, conclude l'autore, cioè io, non è stata fortunata, non è stata esaudita, per cui la mattina ha rifatto le valigie e se n'è tornata a Tussigrad, che era la sua residenza abituale. Ultime battute, siamo nell'area curiosità. Il tuo rapporto con Rio Nero e con i rioneresi? Domande da un milione di euro. Ma sostanzialmente è un rapporto buono, perché io devo dire, la domanda è molto complessa, devo dire che da questo paese ho avuto molto, forse anche più di quello che mi aspettassi, perché ho fatto il medico, dal giorno dopo che ho aperto lo studio ho cominciato ad avere persone che venivano, anche persone che non conoscevo. Poi ho fatto il... vabbè, a parte mi sono sposato, ho avuto dei figli. Poi ho cominciato a studiare, infatti vi è noto che io sono laureato anche in lettere classiche, ho cominciato a studiare, e anche contemporaneamente è cominciata questa mia passione di scrivere, e molte persone hanno molto apprezzato questa mia duplice veste. Ho avuto due esperienze politiche, così, ma più per curiosità, perché infatti non ho fatto assolutamente niente, una nell'85, un altro non mi ricordo neanche l'anno qual è stato, in cui sono stato eletto con molti voti. Cioè, tutto quello che ho fatto, i libri miei se li comprano, grosso modo, è chiaro, rispetto al posto, com'è. Quindi io, poi è chiaro, a sto punto mi viene in mente un riferimento del Critone di Socrate, e quando Critone va a trovare Socrate nel carcere e dice: senti Socrate, a te ti hanno condannato ingiustamente, tu devi fuggire e io ti aiuto a fuggire. E allora Socrate, che viene quel discorso della prosopopea delle leggi si chiama, dice: no, un momento, in ogni città ci sono le leggi, e io in questo momento, dice Socrate, sento le leggi che mi dicono: amico, un momento, quando tu le cose ti andavano bene, allora ci hai vandato, sei venuto dietro di noi, adesso che ti abbiamo condannato, sì, ma ingiustamente, dice Critone, ma ingiustamente no, devi accettare tutto della città. E allora io questo non sono stato condannato da nessuno, chiariamo, però ho sempre tenuto presente questo Critone di Platone, che è uno dei classici più belli che io ho portato all'università, al primo esame di greco che ho fatto, e quindi mi è piaciuto adeguarmi a questa cosa, e anche se qualche volta c'è qualche cosa che non va,
I paesi piccoli soffrono di provincialismo, soffrono di grettezze. La gente qui, c'è gente che vive per criticare gli altri, c'è gente che se adesso ci vede uscire qua, questi chissà che sono andati a fare mo' qui dentro, cioè non lo so. E quindi bisogna adeguarsi, bisogna adattarsi a queste cose, però credo che tutto sommato dappertutto ci siano le persone buone e le persone cattive. E poi non è detto che noi, in questo caso io, operi sempre secondo, cioè rettamente e correttamente, può darsi che qualche volta sbagli pure io, però complessivamente sono soddisfatto, ecco. Veniamo alla domanda più difficile. La Basilicata che vorresti? Guarda, questa domanda rischia di portarci molto lontano, perché immaginare, cioè non riesco a immaginare come vorrei la nostra terra, che, scusate se sono un po' pesante, che è caduta in mano a persone che probabilmente non meritavano questo. Non mi riferisco tanto e solo all'ultimo presidente, ma mi riferisco a quelli precedenti soprattutto. Cioè, voglio dire, è sempre stato fatto prevalere il motivo politico, è sempre prevalso il criterio non meritocratico, è sempre stata fatta una, cioè addirittura io mi permetto di dire, non è propaganda, lo dico così perché è la verità, io ho una figlia che è psicologa, fa la psicoterapeuta per fortuna da tanti anni con ottimi risultati, ebbene lì mi ha riferito una cosa, è andata a fare un paio di concorsi. Al primo concorso, al secondo concorso che si è presentato, la prima domanda che le hanno fatta è stata questa: ma scusa, da chi si è sponsorizzata? Ho detto proprio così, con molta, lei ha detto, è venuto da me, il concorso non ne vado a fare più, e infatti non ne ha fatto più concorso, però per fortuna. E allora vorrei, scusate se mi permetto, anche perché sul giornale cui accennavamo poco fa con Donato Petrino c'è scritto proprio un articolo su questo, sull'onestà. Bisognerebbe trovare persone un poco più oneste, ecco questo. Cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi mesi a livello editoriale? Ma guarda, io sto già finendo di scrivere un altro libro perché non sto mai fermo. Lui lo sa perché ha già qualche racconto, ma io avevo intenzione di fare un unico libro di questi racconti del Covid con altri racconti così, però giustamente l'editore mi ha fatto notare che non sarebbe stata un'operazione proprio, perché visti gli argomenti completamente diversi, però sto parlando di, naturalmente, allora non so se voi avete sentito, io faccio spesso riferimento alla cultura greca latina, c'era uno scrittore greco che si chiamava Teofrasto, che ha scritto un libro che si chiamava I caratteri, in cui parlava di tutti i tipi di caratteri. Allora, io naturalmente non sono e né mi paragono a Teofrasto, ma voglio dire, nei miei libri c'è, in questo che sto, nei miei racconti che sto scrivendo, c'è questa tendenza a parlare di persone, cioè si sono un po' elevati, adesso non è più la battuta spicciola la cosa, si parla di persone che devono in qualche modo dar conto del loro modo di vivere. Cioè, ne dico uno per tutti, forse non è mai capitato che uno cominci a fare propaganda prima che esca il libro, però non faccio propaganda su, c'è per esempio uno che parla di un tipo particolare che racconta, si chiama un sindaco, siccome ci dovevano essere le elezioni che sono state rinviate, un sindaco pluripresidente, perché c'è una persona che va solo raccogliendo titoli di presidente, vuol fare sempre il presidente di tutti i circoli, di tutte le amministrazioni, di tutto quello che c'è da fare. E allora io la metto in ridicolo a questo qua, no? In vari modi, come metto in ridicolo altre persone in altre situazioni, e come dico alla fine, come ho detto anche in questo libro qui, Animali e Uomini, qui parlo dei rapporti degli uomini con gli animali, che sicuramente gli animali sono superiori a noi uomini, e faccio appello in un nel primo racconto, quello che dovrebbe essere il primo racconto di questo libro che si chiama Il Patto, all'incontro, al mio incontro alla piccola vigna che ho con un volpino, il quale volpino si ferma, mi guarda, poi vabbè se ne scappa come fanno tutti i volpini, e allora io concludo un po' tristemente dicendo, dopo tutto un discorso che voi non potete sapere, dicendo guarda, è diventato così difficile avere rapporti corretti con gli altri.
Speriamo che... Mi dispiace che non ho fatto in tempo a correre dietro al Volpino a farmi dare il suo numero di cellulare, perché altrimenti quello avrebbe parlato col cellulare con me, mi sarebbe stato molto vicino, ecco. Chiudiamo con una doverosa pillola di saggezza. Il consiglio per stare bene e vivere meglio. Ma ai tempi di oggi, naturalmente, questa domanda ha una valenza, come dire, illimitata, perché servirebbero tante, tante cose. Io metto l'accento soprattutto, è una cosa che dico soprattutto a me, sull'aspetto psicologico delle cose. Cioè, dopo tanti anni di pensieri, basta, non bisogna più pensare, bisogna più vivere in un modo così rilassato e soprattutto agli avvenimenti, anche a quelli che ci possono dare dei guai, come siamo adesso nel coronavirus, cercare di sforzarsi di essere un poco più, non voglio dire ottimisti. E a questo proposito mi dovete concedere un'ultima possibilità, che poi, giusto per tornare da dove siamo partiti, che ha a che fare sempre con questo libro, con l'ultimo libro che ho scritto, in cui io, nella postfazione, narro una storiella breve, diciamo, di due pagine, in cui, una storiella naturalmente di cui sono stato protagonista, quando mi è capitato di passare per un agriturismo vicino a Eboli. Infatti faccio pure un po' di spirito dicendo, dico: Cristo, dopo che si è fermata a Eboli, è andato a questo agriturismo proprio, a riposarsi un buco. E allora il padrone dell'agriturismo si lamenta, perché dice: io non so chi siete voi, però so semplicemente che quest'anno gli affari sono andati male, perché qua nessuno è venuto. Gesù Cristo, che sa tutto, diciamo, dice: non vi preoccupare, non dovete mai disperare. E infatti io concludo come mi ha riferito questo padrone dell'agriturismo, e infatti agosto era finito, settembre era appena iniziato, e già il primo giorno di settembre era venuto a piovere e avevano disdetto completamente. Dal 2 settembre è uscito il sole, e per tutto il mese c'è stato il sole, e mai il nostro agriturismo ha avuto gente come a settembre non si faceva più niente. Oh, quindi questo vuol dire, penso che abbiate capito il senso, non bisogna mai disperare. Non bisogna attendere alcune volte con pazienza. Certo, questa pazienza è la pazienza di Giobbe, è una cosa che va avanti per tanto tempo, però si deve combattere, questo è il mio monito, però si deve avere anche un po' di speranza. Naturalmente non mi riferisco al nostro ministro, insomma, perché poi le cose non so come andrebbero a finire, però direi che questa è stata la conclusione più bella, più di tutti i racconti. Mi è piaciuto concludere in questo modo, proprio dando questa preminenza alla speranza e al sole. Prima o poi uscirà il sole, insomma, ecco, tutto qua. Con questo auspicio in ambito di provvidenza, se così possiamo dire, ringrazio di cuore il medico scrittore Michele Libotti, augurando ovviamente il miglior successo possibile per i prossimi libri che usciranno. Termina qui la 34esima puntata di In Primo Piano Format. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a voi.